In questo video voglio farvi vedere il metodo naturale al 100% e molto economico che uso per coprire i miei capelli bianchi. Gli ingredienti sono l'Ausonia inermis, anche detto Enné, e l'Indigofera tinctoria, anche detto indigo, e acqua calda. L'Enné e l'indigo vanno miscelati tra di loro in modo che la loro quantità totale sia sufficiente a trattare tutti i vostri capelli. In questa scheda potete trovare la quantità necessaria in base alla lunghezza dei vostri capelli. L'Enné ricopre il capello aggiungendo al suo colore naturale un colore rosso arancio, l'indigo invece aggiunge un colore azzurro. Se voglio un colore completamente arancione, posso usare solo Enné. Se invece voglio una tonalità castana, devo aggiungere indigo. Più metto indigo e più otterrò un castano scuro e freddo. Fate bollire l'acqua e poi aggiungetela alla vostra miscela in modo da ottenere un composto cremoso e denso come uno yogurt. Se è troppo denso non potrà raggiungere la base del capello, mentre se è troppo liquido colerà in continuazione su viso e collo in maniera fastidiosa. Io uso una miscela al 50% di Enné e 50% di indigo. Ho provato a usare una miscela al 30% di Enné e al 70% di indigo, ma ho ottenuto un colore troppo scuro, quasi nero, che non si è più schiarito. Vi consiglio quindi di partire con una tonalità più chiara e poi scurirla gradatamente in successivi impacchi. Se volete ottenere un colore nero invece, applicate l'Enné al 100% e in un secondo impacco indigo al 100%. Procuratevi dell'Enné e dell'indigo in polvere puri al 100%. Io li acquisto in internet ad un ottimo prezzo e sono purissimi. Più il raccolto delle piante è recente e più le polveri sono di qualità. Potete fare impacchi anche sui capelli trattati con tinture chimiche senza problemi. Solo però se le polveri sono pure. Se contengono per esempio picramati, correte il rischio di colorare i vostri capelli di verde. Potete trattare i vostri capelli con Enné e indigo con la frequenza che volete. I vostri capelli non ne soffriranno, anzi sono erbe curative che lucidano e proteggono il capello avvolgendolo. Questa è la densità che dovete ottenere. Otterrete una tinta molto naturale e non uniforme, essendo un colore che va ad aggiungersi a quello dei vostri capelli.